È successo assolutamente nulla per la prima mezz'ora al Bentegodi tra Verona e Genoa. E c'erano tutte le premesse perché la gara si trascinasse avanti sullo 0-0. Terreno zuppo al limite della praticabilità, gran paura reciproca, marcature strette. E invece, prima del riposo, gara decisa. Al 42esimo Zigone in area ha trovato il guizzo per il tiro improvviso, Tarocchi ha solo deviato e Mascetti ha infilato da due passi. Brutta botta per il Genoa, che ha risentito in modo abbastanza netto il contraccolpo psicologico e ha subito la violenza degli attacchi veronesi nei restanti minuti del primo tempo. Per zio Ferruccio e i suoi è stato il momento magico della gara. Infatti, due minuti dopo la prima segnatura, ancora Mascetti ha infilato Tarocco con un'azzeccata mezza rovesciata. Mascetti così si è qualificato come autentico castigamatti per i genoani. Due gol all'andata a Marassi, due gol al ritorno al Bentegodi. Ripresa in tono minore, con uno Zigoni molto attivo e caparbio nella ricerca del gol personale, e un Genoa sempre lodevole sul piano dell'impegno, ma bloccato nelle sue punte dagli arcigni difensori veneti. Ottimo soprattutto Buck Lechner sul pur bravo Pruzzo. Solito tifo dei veronesi pro Zigoni, ma Tarocco si è riscattato in più di una occasione dell'incertezza sul primo gol, sciorinando tutta una serie di buone parate. Risultato dunque che dà nuovo ossigeno alla classifica del Verona e condanna ancora in basso il Genoa, i cui tifosi rammentano con nostalgia i tempi belli dell'inizio campionato, quando il glorioso Grifone era riuscito a sistemarsi in cima alla classifica davanti a tutti. Naturalmente però la squadra di Simoni ha tutti i numeri per trarsi d'impaccio, pur avendo fallito a Verona l'obiettivo pareggio.